Un giovane ventenne studente di Milano è stato accoltellato la scorsa notte da un coetaneo, un campano residente nel mandamento di Monfalcone a Grado, al culmine di una violenta lite scoppiata all'esterno di un locale sulla spiaggia Costa Azzurra. I ragazzi hanno cominciato a discutere animatamente, pare per futili motivi. Poi uno dei due, brandendo un coltello da cucina, ha ferito l'altro. Trasportato in ospedale, il giovane milanese è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Indagini da parte dei carabinieri della stazione dell'Isola d'Oro, i quali hanno denunciato il campano, attualmente in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Gorizia per lesioni personali aggravate dall'uso di coltello. Romania, Ungheria, Bulgaria, Bosnia, Croazia, Scozia, Albania e Polonia. Provengono da questi paesi ragazzi in visita a Udine per condividere un'esperienza di fede con i propri coetanei, alcuni con storie particolarmente significative come István Dea, diacono della chiesa greco-cattolica di Oradea, in Romania, è pronto a prendere i voti. Da noi puoi sposarti ed essere prete ed è quello che voglio fare, costruire una famiglia mia e proseguire il cammino con la comunità. Incantati dall'Italia, per molti era la prima esperienza nel bel paese, hanno aderito all'iniziativa della Chiesa che quest'anno ha messo al centro il tema della speranza e anche gli udinesi, superato l'imbarazzo iniziale, hanno condiviso alcuni momenti insieme al gruppo, rispondendo alle loro domande e spiegando cosa la speranza significhi per loro e quali sono le proprie speranze nel breve periodo. A coordinare il progetto la parrocchia del Buon Pastore, San Gottardo e Sacro Cuore, per una giornata conclusasi molto tardi. Dopo le dichiarazioni della Presidente Serracchiani, che ha ammesso la sua parola relativamente al mantenere la medicina e il pronto soccorso per un anno in via sperimentale all'ospedale di Gemona, i comitati si sono rasserenati. Diciamo che rimangono sempre sul piede di guerra, perché le parole purtroppo volano, invece gli scritti dovrebbero rimanere. Noi chiediamo alla Presidente che in sede di commissione, di audizione della commissione, l'emendamento preciso, specifico, venga presentato nero su bianco. A quel punto le crederemo. Vi basterebbe una soluzione di questo tipo? No, noi ci battiamo per il mantenimento dell'attuale struttura per acuti, che è fondamentale e necessaria assolutamente a questo territorio e ai territori che poi ne fanno riferimento. Quindi quello che c'è non può essere toccato. Se si vuole implementare con una riabilitazione o con altro, ben venga, ma senza toccare l'esistente. Molti rappresentanti delle istituzioni, della politica, ma anche e soprattutto i sindacati, hanno espresso la necessità di riforma in materia sanitaria. Voi siete contro la riforma o cos'altro c'è dietro? Noi portiamo avanti i legittimi diritti della popolazione di questi territori. Quelli delle città non avranno nulla di meno di adesso. Quelli della periferia qualcosina, ma i servizi verranno mantenuti. Quelle della pedemontana, della montagna, rischiano di perdere tutto quello che hanno tuttora. Quindi non possiamo essere d'accordo con questa riforma che noi definiamo controriforma. Vi state mettendo insieme tutti i comitati, compreso altre realtà che subiranno dei tagli delle modifiche come Cividale oppure ancora Gorizia? C'è un'idea di fondo che svilupperemo di creare proprio un movimento per la salute, un vero e proprio soggetto politico che diventerà attivo per le prossime occasioni regionali. Manterremo la nostra azione di sensibilizzazione, di informazione, ma anche e soprattutto di lotta, fin quando questa controriforma non verrà sostanzialmente cambiata. Non è andata al di là di uno streaming sito 1-0 l'Udinese ieri sera nell'amichevole disputata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone neopromosso in Lega Pro. Bianconeri schierati nel corso del primo tempo senza i punteros migliori ed impegnati da una volonterosa squadra neroverde che, a parte un'occasione, mai si è affacciata al cospetto di Scuffette. Altra musica nella ripresa con l'ingresso dei pezzi da 90 messi a disposizione a Stramaccioni da parte di Paron Pozzo e proprio dal piede di uno di questi, sì, proprio lui, capitano di Natale, è partito l'unico pallone che ha superato l'ottimo Carreri, l'estremo difensore del Pordenone. Soddisfatti ad ogni modo a fine gara i due tecnici, Andrea Stramaccioni e Lamberto Zappa. Ma era importante mettere minuti, continuare a mettere minuti in una fase secondo me centrale della preparazione e questo secondo me è stato un giorno comunque importante perché quasi alla fine fra mattina e pomeriggio quasi più di 30 giocatori hanno messo un buon minutaggio. Mister, riprendendo quello che diceva prima, un primo tempo in cui c'è stato un buon possesso palla, buon fraseggio, secondo tempo più concreti.
Sì, però ecco, secondo me in fase di costruzione va bene così, nel senso mi piace la crescita che la squadra sta facendo da un punto di vista del possesso, dell'intensità, si vede che abbiamo una nostra idea di stare in campo e ripeto, adesso va bene aver costruito tanto e aver concretizzato un po' meno di quello che abbiamo costruito. Ecco, tutti ci aspettavano Muriel, magari un minutino. Ho fatto la fede, lo so, più di due attaccanti per volta non riesco ancora, no, a parte le battute, era tutto, avevamo preparato così, volevo dare più minuti ad altri. Luis, se vedete le statistiche, prima di questa amichevole era il quarto giocatore più impiegato, quindi lui sta bene, l'avete visto anche fisicamente, l'aveva fatto una bella partita col Watford, ma abbiamo ancora tre partite vere. Io lo sapete meglio di me che sono il più giovane allenatore della Serie A, che se le cose andranno bene o male lo sapremo dopo il 31 di agosto, quindi per ora va tutto... No, come ambiente, dico come programma. Sì, no, va tutto benissimo, è il posto ideale per lavorare, sono stato accolto con grandissimo entusiasmo e l'affetto di questa gente, diciamo, prima di aver dimostrato qualcosa mi dà ancora più stimolo per far bene, cercare di ripagare i nostri tifosi sul campo e il fatto che un club come l'Udinese abbia puntato su di me. Positivo, perché chiaramente per noi è stato un grosso prestigio affrontare da neopromossa in Lega Pro, affrontare una squadra di Serie A, quindi i ragazzi erano sicuramente contenti che si sia organizzata questa partita. Siamo contenti perché comunque la squadra si è comportata da squadra, con i nostri limiti rispetto chiaramente all'Udinese, però sono contento per l'atteggiamento di tutti i giocatori, dal primo ai più giovani che sono entrati nel secondo tempo, quindi sono molto contento. Stiamo chiudendo una fase di ritiro che è durata più di 20 giorni, domenica affronteremo la prima partita di Coppa Italia e quindi penso che sia stata una tappa molto importante per noi per crescere, perché ci aspetta un campionato veramente difficile. Mister, al di là di questo, oggi si sono affrontate le due massime espressioni del calcio regionale, ecco, questo tipo di entusiasmo quanto può essere d'aiuto poi per una squadra giovane come la sua? No, io penso che sia fondamentale, insomma, io penso che la gente di Pordenone, dove non c'è un grandissimo tradizione, si stia avvicinando al calcio per la serietà della società, tutta la città riconosce che dietro alla squadra c'è una società seria che vuole fare cose importanti e grazie a questo penso che la gente si possa avvicinare. Poi sta a noi al campo a cercare di far divertire la gente o portare qualche risultato per convincerla ulteriormente a venire allo stadio. Chiesto qualche consiglio a Guidolin? No, il mister per me è stato l'allenatore numero uno, nel senso che mi ha fatto diventare giocatore, mi ha fatto diventare uomo, quindi tutto quello, io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui 5-6 anni, quindi qualcosa l'ha tinta, mi ricordo tutto, tanto. Soddisfatto della bella figura dei suoi ragazzi anche il presidente dei Ramarri, Mauro Lovisa, che ha seguito la gara dal campo vicino alla panchina del proprio tecnico. Un buon allenamento e veniamo da due settimane di ritiro importanti, quindi era importante fare una bella figura. Abbiamo delle assenze importanti, ma devo dire che anche qualche ragazzo che abbiamo visto alla fine si è comportato bene. Ma una squadra che oggi mancava, diciamo così, per noi sono top player, cioè i Zubin, i vari giocatori che abbiamo anche acquistato ultimamente, quindi abbiamo giocatori importanti, però credo che la nostra squadra deve acquisire piano piano la personalità giusta e, ripeto, daremo delle soddisfazioni importanti. Questo è un buon test, naturalmente sono partite d'estate, vanno prese con le molle, però noi siamo molto contenti. Dalle imposte alle previsioni di spesa. Il Consiglio Comunale di Gorizia ha approvato il bilancio previsionale 2014, il primo a contenere le indicazioni sugli incassi previsti derivati dal pagamento della TASI, la nuova imposta sull'abitazione che a Gorizia viene applicata alle prime case con un'aliquota dell'1,5 per mille. Continua poi tra le pieghe del bilancio la lotta da parte dell'amministrazione comunale per ridurre i debiti dell'ente, scesi negli ultimi anni di ben 12 milioni di euro. Accolti poi alcuni emendamenti presentati dall'opposizione. Tra questi l'indirizzo per destinare 100.000 euro all'edilizia scolastica, ripartiti in 50.000 per le scuole elementari e 50.000 per le medie. Altri 20.000 euro poi saranno destinati agli incentivi per l'acquisto di biciclette e motorini elettrici. Infine, approvati anche i nuovi termini per l'accesso ai contributi per l'abbattimento della bolletta sui rifiuti, cui si potrà accedere con un ISEE inferiore agli 8.200 euro, a fronte del limite precedente fermo a 6.400 euro. We'll be right back.
Dopo un iter piuttosto faticoso è stato approvato dalla giunta provinciale di Gorizia il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della strada provinciale 19 nel tratto compreso tra il chilometro 1 progressiva 420 e l'incrocio con la strada provinciale numero 20 raccordo Villa Luisa. I lavori che porteranno ad un ampliamento notevole della carreggiata, alla soppressione dell'incrocio semaforico sostituito lì nei pressi da una rotonda, alla creazione di circa 600 metri di pista ciclabile. Un'opera che costerà 2 milioni e 30 mila euro, interamente finanziati con fondi regionali. È un progetto che ha dovuto attendere per la sua approvazione vari pareri, tra cui quello della soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, visto che in quella fetta di territorio sono stati ritrovati molti reperti di origine romana. Catubetti, allora cosa succede a Gorizia? Cosa succede a Gorizia? A Gorizia si sta cercando di cancellare quello che è un capoluogo di provincia con una mera intenzione da parte di una parte di quella che è la nostra provincia, di quello che sono gli amministratori della nostra provincia. Si cerca di cancellare una storia e la storia di un popolo fondamentalmente. Ma è solo una questione di cancellazione o anche di mentalità applicata? È una questione di cancellazione per mentalità applicata, perché chiaramente non si vuole dare un riscontro a quello che è stato per anni il centro nevralgico e che oggi deve essere assolutamente sostituito da quella che è una politica vista attraverso scelte di qualcuno che ambisce a essere esso il capoluogo della provincia, insomma. Diciamolo subito, Monfalcone. Abbastanza, anche se io vengo fondamentalmente dalla sinistra Isonzo, ma c'è una differenza sostanziale poi quando si va ad amministrare e si vedono quelle che sono le scelte anche all'interno degli ambiti, dei cosiddetti ambiti come quello socioassistenziale, dove chi sta vicino al grande carrozzone monfalconese cerca di fagocitare tutti gli altri nelle proprie scelte per il risparmio. Senta, da vice sindaco invece di Fogliano Re di Puglia, come vede la prospettiva di cambiare il nome di Ronchi dei Legionari? Come vedo la prospettiva di cambiare il nome di Ronchi dei Legionari come una pagliacciata. Una pagliacciata perché non ci sono più i tempi, a parte che una cosa del genere costa una follia a livello burocratico solo per quello che sono i cambi di tutto quello che è la struttura, l'apparato, la burocrazia che in Italia comunque esiste e dobbiamo affrontare, perché non è che possiamo fare una deroga. Poi nessuno cancella la storia partigiana, il nucleo, la cittadina di Ronchi dei Legionari ha una storia che va rispettata, rispettata dalla parte d'Annunziana, quindi dalla storia che ha voluto la partenza di D'Annunzio da questa Ronchi borgata di sole, e vede anche la voglia di cancellare o comunque di cambiare il corso della storia fatta da partigiani e da chi ha messo la propria vita in campo per un'idea o differentemente da un'altra. Senta, l'ultima domanda, restiamo in tema, Grande Guerra, come sta procedendo? Grande Guerra, centenario della Grande Guerra, Re di Puglia vuole e pretende anche di essere il centro nevralgico della Grande Guerra. Vogliamo e stiamo cercando in ogni modo di dare al cittadino europeo, più che altro al cittadino del mondo che viene a Re di Puglia oggi, un servizio, nonostante che l'attività del comune di Fogliano Re di Puglia e le attività soprattutto dei Sentieri di Pace, che è l'associazione che da più anni in Friuli Venezia Giulia si occupa di quello che è la cultura e il turismo della Grande Guerra, sia stata depennata dai contributi della giunta Serracchiani. Fra pochi minuti inizierà questo concerto per quanto riguarda il bar centrale, è un evento particolare, poi vedo che Flambro sta rispondendo alla grande. Esattamente, noi cerchiamo sempre di fare qualcosa di diverso, di accontentare la nostra clientela nel miglior modo possibile.
quindi tentiamo di fare delle serate e che vadano a tema per avere un pubblico giovane che si diverta, che stia contento per fare la serata con noi. Senta, la serata è particolare. Come? La serata è particolare. La serata particolare stasera sì, perché abbiamo un complesso famoso in regione e fuori regione anche, quindi siamo orgogliosi di averli con noi e di passare una bella serata assieme. Senta, il pubblico scalpita. Sì, il pubblico scalpita perché sa che anche noi cerchiamo di dare il massimo. Quindi oltre al complesso che darà sicuramente il massimo, anche il bar centrale dà il suo. Bar centrale, ricordiamo, a Flambro. Il bar centrale di Flambro. Talmasons Italy. Come? Talmasons Italy. Eh sì, Talmasons. La signora come? Adesso diamo. Sta scampando. Si sta divertendo? Come? Si sta divertendo. Molto. Allora, dica la verità, questi excess, lei non vede l'ora che cominci? No, la festa è bella, mancano le bambine purtroppo, sono poche. Ma che se arrivi, vedo che sono pieni sghiais. Però purtroppo ci sono solo noi, non loro. Però voi siete l'anima vera, no? Ma quello è vero. Quelli che hanno fatto la tradizione in questo locale. No, quello è vero. Non resta che dire buon proseguimento. Grazie a voi. Buon appetito. No, allora, sentiamo questa simpatica amica che è qua questa sera, non vede l'ora che cominciano gli excess. Sicuramente, li ho già visti altre volte, meritano proprio. Diciamo che vale il prezzo del biglietto. Sì, benissimo. Sono qua con i miei due bambini. Abbiamo visto. Come? Abbiamo visto. Bene. No, stiamo aspettando, ma dovrebbero partire a momenti. A minuti. Cosa dire ancora? Come? Cosa dire ancora? Non riesco. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? Buon divertimento, buona serata a tutti. Non sai che dire, la musica inizia. La musica inizia. Robo Nonis. Sì, Robo Nonis, questa è una fiestona, come dice la Luci, la proprietaria del bar centrale di Flambro. Certo che, guarda, potrebbero assumerti al posto di Mastrotta a vendere birra. Sì, è vero. Certo che materassi. È vero. Venderei di tutto. E di più. Senti una cosa, abbiamo visto che il pubblico sta rispondendo alla grande, gli amici stanno arrivando, la birra si sta spinando, no? Certo, a fiumi, e questo è l'importante, basta divertirsi e tutto il resto arriverà. Tutto il resto è noia, non ho detto gioia, ma noia, maledetta noia. Bene, Veronica, la fisarmonica è ormai armonica, Veronica verrai. No, questa è una canzone di Iannacci, senti una cosa invece. Bellissima serata, divertimento assicurato. Gli excess stanno arrivando, non resta che dire, stai spinando birra, gli amici ci sono, cosa dobbiamo aggiungere? Buona serata a tutti. E oltre a questo? Non bevete. Che al bar centrale ci si diverte, l'animazione è assicurata, non so. Sì, ogni sabato. Troviamo anche te. No, non ogni sabato. Allora adesso dico io alla Martina. Va bene. Metto io una buona parola. Va bene. Dunque non resta che dire, divertimento assicurato. Certo, divertimento assicurato. Complimenti. No, non ti faccio nessuna domanda, ti chiedo soltanto nome, cognome, partita IVA. Laura comunque. Laura non c'è, è andata via, è ritornata in osteria perché gli excess aspettano e tu sei qua a servire. Bravissimo. Visto sì, Laura c'è, stasera c'è. Hai visto il mestiere, eh? Tanti anni che faccio sto lavoro. Siete la cosa invece, bellissimo evento per quanto riguarda il bar centrale di Flambro. Una bellissima atmosfera, sì, tantissima gente come vedete. Bello, un servizio buonissimo, sì, perfetto. Ecco. Più che sufficiente. Direi di sì. Ottimo. Direi di sì. Bellissime ragazze. Abbiamo visto. Ecco. La titolare è stupenda. E anche le commesse, complimenti. Sì, ci diamo da fare per sì. Bene. Essere all'altezza. Telaio originale. Tutto originale, tutta roba naturale. Sì. Ok, confermo. Bene. Siamo nel foyer, come potete vedere, qui reparto corse, vedete qui la stazione, attenzione al filo che non lo bruciamo perché altrimenti si arrostisce e dà quel tocco in più alla griglia. Vedete qua tutti stanno lavorando, potete vedere quello che gli amici anche del
bar stanno offrendo a tutti, insomma non manca assolutamente niente. Vedete qua tutti pronti, stanno, ci sono anche gli alpini di Rivignano presenti, non hanno fatto mancare la loro assenza. Non possiamo dire, sentiamo invece questa simpatica amica cosa dice. Simpatica amica, cosa ci dice? È divertita, sta aspettando gli SS. Sì, non vedo l'ora che arrivino. Dica la verità che... Che? Dì la verità, chi è che ti piace degli SS? Il batterista. Il batterista, esattamente il batterista. Soprattutto quello. C'è un fascino particolare. Molto. Perché usa le bacchette. Sì. Meglio dei cinesi. Sì. Sì. Bene, da quanto tempo che li segui? 3 anni. Sei sempre divertito? Sempre. Divertimento assicurato, il vivo, quello che serve a dargli un po' di calore. Sì, c'è voglia di sentirli. Bene, allora buon concerto. Grazie. Allora è stata una grande serata. È stata una serata buonissima, ci siamo divertiti ed è andato benissimo. Venite al bar centrale di Flamboro. Ecco, ancora una volta avete dimostrato grande carattere e soprattutto coinvolto il pubblico. Guarda, è sempre una scommessa. Magari non sempre, però stasera l'abbiamo vinta ancora una volta. Si dice che la primavera non è una rondine, no? Cioè una rondine non fa primavera, però stasera abbiamo inaugurato bene la stagione estiva, devo dire. Vedete, ma è la location che si sposa bene. È la gente che ci vuole bene, che ci sposa bene. Qua al bar di Flamboro ci vogliono benissimo, quindi direi che siamo nel nostro posto. Senti, quando è la prossima tappa? La prossima settimana saremo itineranti fra la provincia di Belluno, Rimini Riccione, domenica al Vivalà di Premariacco e la Pasquetta nella baia di Sistiana in provincia di Trieste, quindi abbiamo un po' di chilometri da fare. Possiamo dire on the rock. On the rock, sempre Excess Live. Due battute. Buonasera. Allora, è andata bene. È andata molto bene. Allora non resta che dire agli amici, tornate al bar centrale. Assolutamente sì, tornate al bar centrale. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione. Un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia, Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55 lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per sabato 9 agosto. Sulla costa prevalenza di sole, ma sarà possibile qualche annuvolamento locale. In pianura cielo da poco nuvoloso a variabile. Sui monti cielo variabile in mattinata, più nuvoloso dal pomeriggio, quando saranno probabili rovesci e qualche temporale. Dal pomeriggio possibile qualche temporale anche in pianura e dalla sera anche sulla costa. Non si esclude qualche isolato temporale forte. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima!